siamo con Aurelio Baffetti, abbiamo fatto una colazione un pochino per riposarci dopo le grandi emozioni di Marco Del Lungo. Lei l'ha allenato, è stato anche compagno di squadra di Del Lungo ai tempi della SNC, per cui l'ha visto crescere. Come ha visto Del Lungo questa esperienza di diventare campione del mondo? Guarda, sicuramente hai detto bene a te, è cresciuto con me, dietro di me, dunque per me è stato rivederlo in acqua, in porta e vincere il titolo mondiale è stata un'emozione incredibile. Ho seguito tutte le partite, dalla prima pure nelle fasi eliminatorie, è stato un grosso risultato. Possiamo dire che in questo momento è il portiere più forte del mondo, noi ci stiamo spingendo troppo. Guarda, per quanto mi riguarda sicuramente non è stato dato il premio a Pinedo, allo spagnolo, ma è stato sicuramente un contentino. Lui ha dimostrato di essere veramente il portiere, in questi mondiali sicuramente il portiere più forte. Che ricordi ha dell'esperienza con Marco Del Lungo, anche vinto un campionato di Serie 2? Sì, lui faceva il secondo a me, sicuramente sono stati tre anni importanti per lui, penso di essere stata una figura importante, poi il merito negli altri anni sicuramente è stato il suo, perché ha avuto la fortuna di andare via da Civecchia a 21 anni in una squadra forte, con un allenatore forte che è Sandro Bovo, e lì è sicuramente esploso facendo partite importanti di alto livello. Sicuramente sarà una grande emozione vederlo spesso in televisione, vederlo anche nelle interviste della RAI, al TG1. Anticipo che stasera lo vedrò e festeggeremo anche la medaglia insieme in un ristorante di Civitavecchia. Per cui insomma che bello mantenere rapporti con lui. Ah sì, beh, poi siamo stati, io e Buffardi siamo stati invitati anche al matrimonio 2 anni fa, dunque per noi è, anche lui non si dimentica il passato e di chi l'ha aiutato. Ora forse è facile dirlo, ma pensava quando era Civecchia Marco Del Lungo che potesse diventare un portiere importante? Ripeto, io sono tornato e mi avevano chiesto di far crescere dei portieri, avevo 2 portierini, era lui e Visciola, e lui è stato quello insomma che un po' di più di tutti è stata data la possibilità di seguirmi e ha sfruttato con umiltà, e si vedeva subito che ha una gran voglia di emergere e di allenarsi, e poi il resto ti ripeto, il resto è merito suo.